Erika Esposito, capitano della nazionale under 20 femminile. Erika, ieri abbiamo detto una grande vittoria all'esordio. Diciamo che questa di oggi è stata ancora più importante, se vogliamo metterla così, insomma, un 3-1 contro il Belgio importante. Come hai visto la partita? Ma è stata una partita molto impegnativa, molto sudata, più sudata di quella di ieri di sicuro. Comunque ci fa avere un buon piazzamento ora nel girone e saremo pronte per la prossima partita domani contro la Germania. È stata una partita a alti e bassi, però alla fine si è riusciti a chiuderla con una grande prova di carattere e sono molto felice delle mie compagne. Il carattere in questi casi, insomma, penso possa fare la differenza, a maggior ragione quando si indossa la maglietta dell'Italia, insomma. È stata una partita sicuramente ostica, il Belgio si è comportato, insomma, da squadra vera. Come hai visto dal punto di vista tecnico? Quali sono le cose che ti sono piaciute di più e quali invece quelle che pensi dobbiate migliorare maggiormente? Ma allora il Belgio è una squadra comunque molto ostica che comunque ci ha difeso tanto, ci ha tenuto tanto là, quindi noi di sicuro possiamo dare di più in difesa, però in alcuni spazi della partita abbiamo attaccato molto bene, siamo riusciti ad attaccare l'avversario e ci sono tanti aspetti da migliorare, però sono sicuro che nelle prossime partite andrà meglio. Ultima battuta, domani si chiude la pool, sarà insomma quasi tutto esaurito anche domani, la spinta del pubblico farà sicuramente la differenza. Che cosa ti aspetti dalla partita di domani? Ma il pubblico allora ci ha aiutato tantissimo. Io sono molto felice di giocare in casa, qua in Sicilia. È bellissimo giocare col pubblico, è un'esperienza unica. Quindi domani mi aspetto una partita tosta, sicuro. La Germania l'abbiamo vista, ha lottato, ha fatto 3-2, quindi di sicuro ci aspettiamo di lottare. Grazie mille, Erika.